Buongiorno a tutti. Mi piacerebbe oggi insieme a voi fare qualche riflessione sull'energia e poi qualche riflessione sull'impatto che ha l'energia nella mobilità, per noi, diciamo, un elemento che vediamo tutti i giorni, insomma. Quindi l'energia per noi uomini è un concetto estremamente ampio, lo conosciamo come concetto fisico, lo conosciamo anche un pochettino come concetto empatico, diciamo delle persone hanno una buona energia, diciamo che un posto è pieno di energia e poi conosciamo anche l'energia proprio quella che ci serve in casa per utilizzare gli elettrodomestici, per spostarci e in questo momento più ancora che in altri momenti diventa un elemento di cui vale la pena di riflettere e di pensare. L'energia vista da sola è un concetto molto importante, ma l'energia insieme all'informazione è un concetto che è ancora più importante. Se pensiamo, qualsiasi progresso umano è legato principalmente alla migliorata capacità dell'utilizzo dell'energia. Quindi abbiamo imparato a cuocere, diciamo, le carni, abbiamo imparato ad utilizzare in maniera migliore l'energia, abbiamo imparato a scaldarci. Quindi la nostra vita è sempre legata all'energia ed è stata sempre di più legata all'energia. Einstein, che è stato un grande pensatore, non solo scientifico, ma anche con grandissimi pensieri dal punto di vista sociale, ha detto che tutto è energia e questo è tutto quello che esiste. Quindi l'energia è davvero l'energia per come la pensiamo, l'energia per come la utilizziamo, l'energia per come la viviamo è veramente un pilastro importantissimo dell'evoluzione dell'uomo. Carlo Rubbia, premio Nobel nel 1984, studiando una semplice particella di massa, ha sostanzialmente scoperto che nella particella di massa ci sono nucleoni e fotoni, cioè ci sono massa ed energia, e la quantità di energia rispetto alla quantità di massa è circa 1 miliardo di volte più ampia. Quindi effettivamente anche la fisica ci dice quanto è importante l'energia e sostanzialmente mi piace questo parallelo, anche le persone che pensano in maniera meno scientifica hanno un concetto, se vogliamo, di distacco dalla massa e più vicino all'energia. Alda Merini dice che prendere le distanze dalla materia è un segno di grande saggezza. Se vogliamo, è sicuramente anche questa una concezione di energia, un modo di dire guardate che l'energia è più importante della massa. È importante, a mio avviso, questa riflessione perché davvero l'energia è un concetto che ci accompagna nella nostra vita. Forse conosciamo poco, ne conosciamo gli effetti, ma conosciamo poco. La mia vita, soprattutto negli ultimi anni, diciamo, è stata più orientata all'utilizzo dell'energia nella mobilità e quindi mi piacerebbe a questo punto, adesso che ci siamo fatti un'idea di quello che è l'energia, parlare un pochettino di più di quello che è l'energia. Prima di tutto, come abbiamo detto prima, tutto energia si misura con energia, l'utilizzo, paghiamo l'energia, quella che noi chiamiamo la bolletta elettrica, di fatto è un consumo di energia, anche ciò che mangiamo è energia e le due forme, le due unità di misura, kilowattora per diciamo, i fisici e noi i poveri ingegneri, e invece per i medici le chilocalorie, di fatto sono sostanzialmente la stessa cosa, dicono sostanzialmente la stessa cosa. Per avere un'idea, anche la vita di tutti i giorni è sostanzialmente alimentata, la nostra vita è alimentata dall'energia. È importante sapere quanto vale l'energia. Quindi noi utilizziamo l'auto, tutti quanti, parleremo inizialmente di auto a benzina, e quindi ci piacerebbe sapere quanta energia ha 1 chilogrammo di benzina, perché tutto sommato noi sappiamo che la nostra auto fa 20 km con 1 litro, ma non sappiamo quanta energia c'è sostanzialmente in questo litro, in questo chilo, il chilo
forse ne ha un pochettino di più, però insomma non abbiamo questa idea. Mi piacerebbe partire un attimino vedendo anche dei paragoni. Abbiamo detto prima che è tutta energia, forse non sappiamo neanche quanta energia ha 1 chilo di maionese, ma 1 chilo di maionese ha circa 7,5 kW di energia. Quindi, caspita, se pensiamo che l'auto va a benzina e che la benzina ha 10 kW di energia, caspita. Diciamo un chilogrammo di benzina a 10 kWh, caspita, allora la maionese è molto energetica. Benissimo. Però al di là di questo, veniamo un attimino a quello che è la nostra chiacchierata di oggi. Abbiamo detto che in 1 chilo di benzina vengono contenuti circa 10 kWh di energia e noi con questo chilogrammo di benzina facciamo 20 km. Quindi questa è una cosa che sappiamo, non sapevamo, o forse alcuni di noi non sapevano che aveva 10 kWh di energia, però sapevamo che facevamo 20 km. Ci stiamo sempre di più avvicinando all'utilizzo di auto elettriche, abbiamo sentito cosa capiterà nel 2035, in parte si sente parlare anche adesso di auto elettriche, e insomma ci siamo chiesti mai quanto invece energia è contenuto in 1 kg di batterie. 1 kg di batterie contiene circa 0,2 kWh di energia. Vedete che la differenza è incredibilmente grande. Quindi si potrebbe addirittura pensare che quando noi utilizziamo un'auto a benzina, riempiamo il serbatoio, mettiamo, non so, 40 litri, 50 litri, quello che ci serve per muoverci. Di solito facciamo il pieno, non stiamo neanche a vedere quello che ci serve per muoverci. Facciamo il pieno, ma di che cosa ci preoccupiamo? Di quanto costa il contenuto? Il contenitore è un pezzo di plastica, non ha mai preoccupato nessuno. L'auto elettrica sposta un pochettino il pensiero, perché nell'auto elettrica il problema è quanta batteria ha, perché il costo sta nella batteria, perché l'autonomia sta nella batteria. Quindi il problema si è spostato, abbiamo un problema di contenuto. E siamo immediatamente qui a parlare di un problema di contenitore, quindi è già una prima, come posso dire, un primo pensiero un attimino diverso. Benissimo, quindi abbiamo 1 chilo di batteria nella nostra auto elettrica, abbiamo visto che può contenere circa 0,2 kWh di energia. Quanta strada possiamo fare con questo chilogrammo di batteria? Diciamo che possiamo fare circa 1,2 km. Quindi sostanzialmente possiamo pensare uno, se ci fa piacere, così diciamo 1 chilo di batteria, 1 km. Voglio 400 km di autonomia, devo mettere 400 kg di batteria. Chiaramente questo ci fa cominciare a pensare che questo è un problema, che l'energia diventa un problema per noi, diciamo, utenti, quelli che alla fine la utilizziamo, ma se andiamo a vedere, con questo, diciamo, chilo di batterie con cui facciamo solo 1,2 km, l'utilizzo dell'energia è decisamente migliore, perché facciamo circa 0,15 kWh con 1 km, mentre invece con l'energia che avevamo nella benzina ne facevamo 0,5. Quindi vedete che il pensiero piano piano si sposta. Si sposta. Perché si sposta? Perché stiamo parlando di due soluzioni differenti. Abbiamo detto prima contenuto e contenitore. Adesso invece proviamo a pensare un attimino come è fatto il motore termico che abbiamo utilizzato noi per tutta la vita. Il motore termico è un motore, diciamo a benzina, così, è un motore che più o meno dell'energia che noi utilizziamo, che noi mettiamo nel motore termico, circa un terzo arriva all'albermotore. Circa un terzo va a finire nell'aria e circa un terzo invece viene dissipata attraverso il radiatore. Un terzo che cosa vuol dire? Facciamo un esempio. Supponiamo un'auto che ha 1000 di cilindrata, un'utilitaria, quindi a 1 litro circa, sta girando a circa 3000 giri, benissimo, vuol dire che 3000 giri al minuto, vuol dire che in 1 minuto ha espulso circa 3000 litri di aria scaldata a 500-600 gradi. Pensate, in 1 minuto ho espulso 3000 litri d'aria a 500 gradi, un terzo dell'energia che ho pagato
è andata. L'altro terzo mi serve nel radiatore, perché anche quello è un problema, e finalmente il terzo che resta mi serve per muovermi. E nell'auto elettrica, beh, nell'auto elettrica il motore elettrico è drammaticamente più efficiente. Da un terzo passiamo circa il 90%, passiamo anche di più. Quindi, allora, batteria piuttosto che serbatoio, contenuto, contenitore, poi dopo abbiamo un trasformatore di energia, diciamo che in un caso è decisamente poco efficiente, nell'altro caso invece è decisamente molto efficiente, perché il 90% è tanto. Quindi piano piano cominciamo a, diciamo, migliorare la nostra simpatia, secondo me, verso l'auto elettrica. Benissimo. C'è un altro punto sul quale secondo me vale la pena di riflettere, ed è quello che è sostanzialmente il peso dell'auto. Perché prima abbiamo detto: ah, ma con un litro di benzina, un chilo di benzina facciamo 20 km, benissimo, ma quanto pesa un'auto? Un'auto pesa una tonnellata e mezzo, anche qualcosetta di più. E normalmente cosa sposta? 70-80 kg. Beh, anche qua forse si potrebbe pensare che, insomma, ci sono delle soluzioni migliori. Non voglio entrare in soluzioni che sono sicuramente le migliori, che sono mobilità distribuita, mezzi pubblici, eccetera, perché sono sicuramente migliori, ma non sono compatibili, hanno degli impatti sulla nostra libertà, hanno degli impatti diversi, cambierebbero in maniera differente la nostra vita, soprattutto per noi che viviamo in posti dove la connettività di tipo, diciamo, mezzi pubblici è decisamente più difficile da realizzare. Ma ritorniamo sempre comunque alla missione. Vogliamo spostarci da un posto all'altro, vogliamo fare qualche chilometro, abbiamo la nostra auto, pesa una tonnellata e mezza. Perché pesa una tonnellata e mezza? Pesa una tonnellata e mezza perché vogliamo del comfort e non ci vogliamo rinunciare. Vogliamo che sia bella e non ci vogliamo rinunciare, e poi ci sono tutta una serie di infrastrutture pesanti intorno all'auto che ci consentono sostanzialmente, nel caso in cui dovessimo avere un incidente, di uscirne vivi o quantomeno, diciamo, poco malconci, ecco. Questo ma anche il discorso legato alla sicurezza, all'incidente. Di fatto noi stiamo caricando la nostra automobile di dispositivi passivi che ci consentono, nel caso in cui abbiamo un incidente, di migliorare sostanzialmente la nostra sicurezza. Ma l'informazione ci viene in grande aiuto in questo caso, perché sistemi di sicurezza attivi migliorano l'auto, ci consentono di non avere l'incidente, quindi anche questo consente di ridurre il peso nell'auto. Ormai gli ADAS li abbiamo tutti sull'autovettura, ce ne saranno sempre di più, e quindi di avere meno incidenti, meno peso, più range. Adesso c'è un altro elemento sul quale vale veramente la pena, secondo me, di riflettere, ed è quella dell'infrastruttura che serve per l'utilizzo delle auto elettriche. Se guardiamo la potenza, ci viene da piangere. Perché se pensiamo in auto, scusate, in casa noi abbiamo normalmente un contatore da 3-6 kW, eh? Kilowatt è una misura di potenza, ma moltiplicati per un'ora ci danno una misura dell'energia. Se vogliamo caricare la nostra batteria in maniera veloce nella nostra auto, abbiamo bisogno di un centinaio di kW. Caspita, immaginatevi in un condominio, tutti scendono alle 7 a caricare l'automobile, è finito il gioco. Però il problema è un pochettino diverso. Io guido elettrico da molti anni e le persone mi fanno sempre la stessa domanda: quanta autonomia ha la tua auto? Io ne faccio un'altra che è: ma a te quanta ne serve? E pochi mi rispondono. Quanti di noi fanno in tempi, diciamo, 6 giorni alla settimana, 3 km, 5, 7, 10, 15? A che ci servono 400, 500, 600 km di autonomia? Questa è la prima domanda da fare. Quindi, di quanta energia abbiamo bisogno? L'energia, cominciamo secondo me a riflettere su quanto è importante l'energia, perché poi lo vedremo, ma lo stiamo già vedendo, secondo me. E c'è un altro punto importante, perché se l'infrastruttura energetica è un po' il collo di bottiglia dell'auto elettrica, ma è anche vero che tante auto con le batterie hanno tanti contenuti di energia, e magari mentre il mio vicino vuole solo fare 3 km, ma ha il
il serbatoio, le batterie piene, io ne voglio fare di più e ce l'ho vuote. E magari non devo neanche attingere dall'infrastruttura di ricarica, ma posso semplicemente utilizzare un po' di energia di quella che lui ha. Cioè il parco auto elettriche sicuramente diventerà una risorsa distribuita di energia. Spostare l'energia elettrica è molto semplice. Richiede dei tempi un pochettino più lunghi rispetto a spostare della benzina, ma è decisamente molto semplice. Ma questo che cosa comporta? Comporta l'importanza dell'infrastruttura informatica. Perché? Perché vuol dire che tutti dobbiamo essere collegati, vuol dire che il mio vicino deve mettere, e questo possiamo discutere sulla libertà se vogliamo, ma forse è un'altra discussione che probabilmente varrebbe la pena di fare, ma tanto tutti sappiamo che tutti sanno tutto di noi. Il nostro vicino vorrebbe andare da qualche parte. Se l'infrastruttura informatica sa dove deve andare, sa di quanta energia ha bisogno, io posso avvicinarmi, troveremo delle soluzioni, ne sono sicuro. Tirargli via un po' di energia dalla sua batteria, trovare il modo di pagargliela in qualche modo. Ma questo permette sostanzialmente di ridurre in maniera drammatica l'infrastruttura. Quindi magari tanta dell'energia che noi stiamo spostando e quindi da impianti che faranno l'energia, e questo è un altro tema, come la faremo l'energia elettrica, ma è un tema di un'altra discussione anche, probabilmente non con me. Anche i come la vogliamo utilizzare, come ce la vogliamo spartire, come può essere anche, se vogliamo, una sorgente democratica, l'energia. Una persona, non voglio fare giudizi di nessun tipo, però Barack Obama ha detto in tempi quasi non sospetti che una nazione che non può controllare le sue fonti di energia non può controllare il suo futuro. Penso che lo sappiamo, in questo periodo lo sappiamo molto molto bene. Penso che l'energia di fatto è qualcosa di davvero molto importante nella nostra vita e quindi come ci spostiamo, quanta energia utilizziamo, come utilizziamo l'energia, io penso che sia qualcosa su cui valga la pena di riflettere. Perché? Perché l'energia ha un impatto, ha un costo, e noi conosciamo il costo, diciamo, economico, spesso non consideriamo il costo sociale, non consideriamo neanche l'impatto ambientale che ha l'utilizzo dell'energia e buttarla via, abbiamo visto il 30% che buttiamo nell'atmosfera quando accendiamo l'auto, non è una gran cosa. Quindi dobbiamo veramente, secondo me, fare delle riflessioni sull'utilizzo dell'energia. A questo punto, se l'energia è così costosa e ha dei costi così importanti, e con i costi non considero i 2 euro al litro o 2,5 che diventeranno, ma dei costi davvero più importanti, siamo davvero sicuri che la benzina costi troppo? Qui finisce la mia chiacchierata.